Un intenso ed emozionante evento, quello organizzato nella Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne dall'Inner Wheel Club Terresinus, presieduto da Tina Jacopelli Thompson e dal Chimanesi Club Palermo Cibele, presidente Silvana Giacone, ospitato al Cinealba di Cinisi, che ha proiettato il film Prima Donna in due sale a causa delle numerose presenze provenienti da comuni del palermitano e trapanese per seguire l'articolata manifestazione. Nel film Prima Donna non viene citato il nome della vittima del rapimento che rifiutò il matrimonio riparatore, ma il riferimento è chiaro. Trattati vari temi nel corso della manifestazione, sul ruolo delle donne, dall'avvocato matrimonialista Sabrina Di Pasquale Varia, che si è soffermata in particolare sulle violenze domestiche. Del ruolo delle donne in politica ha parlato Francesca Messana, giovanissima deputata del Partito Comunista Italiano, mentre sull'attività dell'associazione Noi Uomini a Palermo contro la violenza sulle donne si è soffermato il presidente Francesco Seminari. Felice Impastato, mamma di Peppino, la donna coraggiosa che riuscì a far condannare Gaetano Badalamenti per l'omicidio del figlio Peppino, è stata ricordata dalla nipote Luisa Impastato, un'eredità contro la mafia che ha nella casa memoria il punto di riferimento e di approdo di tanti giovani, accolto dalla presidente Luisa Impastato. L'insegnante Anna Maria De Blasio, coordinatrice per la provincia di Trapani della rete civica della salute, ha concluso la serie di interventi. La manifestazione, molto partecipata, si è aperta col saluto del sindaco di Cinisi, Salvo Palazzolo. Un grande piacere davvero poter fare questo evento qui a Cinisi insieme con Chivanis come Interclub, perché chi conosce Inawil sa che noi sosteniamo ancora di più dopo il Covid, che è diventato fondamentale di aprire, di essere aperti, di condividere. Per noi questa giornata era molto importante, ricordo che battagliavamo. Io sono molto contenta che oggi si ricordino donne come mia nonna. Lei è stata la prima custode della memoria di Peppino, la persona che più di tutti ha permesso alla sua storia di arrivare oggi a distanza di 45 anni ad essere ancora condivisa, riscattata e riconosciuta. Lei ha avuto il coraggio di scegliere, di non chiudersi nel silenzio che le voleva imporre la mafia, ma decide di rompere questa tradizione, di denunciare l'assassino del figlio che abitava a soli 100 passi dalla sua casa, ma decide soprattutto di aprirle le porte della sua casa e continuare a raccontare il suo Peppino. E oggi Casa Memoria Felice Peppino Impastato, che è la sede che l'associazione che ha sede nella sua casa, di cui sono presidente, cerca di portare avanti questa sua eredità morale in continuità con questo percorso di memoria. Eredità morale da trasmettere soprattutto ai giovani. Che tipo di incontri fate e che cosa date come insegnamento a questi ragazzi, studenti o altro, che vengono a visitare la casa? Allora, devo dire che oggi Casa Memoria è diventato un avamposto della cultura antimafia. Riceviamo tantissime visite, ma soprattutto tantissimi ragazzi, che erano tra l'altro gli interlocutori privilegiati di mia nonna.